L'uomo del branco, dove va uno, andiamo tutti, di Paolo Amore Sabatino, è un testo necessario. Il contenuto è abbastanza interessante. Durante la quarantena del 2020, una donna decide di scrivere una missiva in cui lancia un allarme per il proprio popolo e per la propria nazione, l'Italia, vittima di una radicale privazione delle libertà fondamentali, secondo lei subdola e sospetta. Per una serie fortuita di circostanze, conosce accidentalmente Max, un attivista indipendente che da subito dimostra di avere avuto un passato turbolento, ricco di mistero, ma soprattutto che la trascina nella sua vita, raccontando i dettagli più segreti di quella che chiama una missione di unificazione dei popoli contro la minaccia del nuovo ordine mondiale. L'uomo del branco è un viaggio all'interno degli eventi storici a ridosso della quarta rivoluzione industriale che permette di spaziare dalla spiritualità più vicina al cristianesimo nella sua volontà di voler sopravvivere alle varie rivoluzioni popolari nel periodo dei cambiamenti geopolitici, osservate però dal punto di vista dei cittadini risvegliati dalla Matrix moderna.